Ciao ragazzi, cheers, come state? Benvenuti al canale di Bella V, tifosi biancorossi e nemici biancorossi. E niente, sono in corso i primi minuti di Pisa-Bari, Bari attendista, anche il Pisa, quindi Aquilani che gioca a specchio su Mignani, ma non so se basterà Aquilani metterti a specchio, anche se è un bravo tecnico Aquilani, attenzione. E allora volevo dire due parole sulla conferenza stampa di Polito che è stata in settimana, che ha messo un po' a tacere, mi sembra, tante voci anti-Bari nella stessa tifoseria a Bari. E ha parlato, insomma, serve quindi un uomo così, serve un direttore sportivo che fa un po' la voce da padrone, la voce grossa, che mette in chiaro le cose, che dice quel che può dire. Non dice quel che non può dire, è trasparente quando lo dice lui. Ha raccontato un po' alcune vicissitudini di mercato che riguardano gli Ozzi, Diò, Aramu, Francesco Forte. Insomma, ha raccontato un po' di backstage, no? Non ha parlato su Khedira e su. Non ha fiatato su Khedira. E su Caprile, quando abbiamo già le cifre della loro vendita, insomma, una conferenza stampa in cui lui ha detto che vede il Bari più forte e giustamente la tifoseria non deve pensare tanto all'aspetto economico, che pure è importante visto che è pubblico, però deve pensare un po' al risultato, alla squadra, al campo, no? Devo dire che i tifosi del Bari e anche i giornalisti, insomma, un po' diciamo la platea che segue il Bari, apprezza Polito da sempre, lo chiamano San Polito addirittura, quindi qualcuno che riesce a tirare fuori dal cilindro dei colpi da biliardo, nonostante avesse dei paletti, come è stato detto in conferenza stampa da Polito, per quanto riguarda la Serie B. Che la Serie B ce l'ho pochi introiti, la Serie B questo è il budget su cui si può giocare e quindi si tende un po' a seguire questa filosofia del Bari, questa filosofia di Polito che non è uno spendaccione ma è uno che va alla ricerca di colpi importanti e questo è anche un po' di divertimento. Quindi fondamentalmente questo, si è parlato un po' della mancata qualificazione in Serie A, che per lui sarà un dolore sempre della sua anima, però insomma rimangono questi punti ancora da chiarire sugli infortuni che hanno riguardato il nuovo reparto offensivo del Bari con Diò e Menè che sono indisponibili, chi più chi meno, chi più grave chi meno, e quindi un Bari che deve un po' tirare fuori dal centrocampo la sua natura offensiva, ecco, come fanno anche altre squadre. Si è parlato di un possibile arrivo di uno svincolato, ma secondo me è difficile, Quadrarella è impossibile, Okaka pure è difficilissimo, magari qualche nome che ancora non è uscito o che è uscito in sordina. Un Polito che conosce tutti, parla con tutti, innamorato di Bari e la squadra è una sua. Diciamo che è un po' una sua figlia, il Bari di oggi, perché lui l'ha creato dalle fondamenta, dalla Serie C, e c'è anche da dire che aia, errore adesso di Brenno nella costruzione dal basso. Errore di Brenno, vediamo un po'. Quindi quello che vi dicevo è, insomma, Polito che prende il toro per le corna, mi è sembrato, un Polito che prende il toro per le corna e che ci va a colazione, ecco questo sarà il titolo del video. E i giornalisti un po' spaesati hanno fatto un po' tutte le stesse domande, chi più chi meno, quanto è costato Caprile, quanto è costato Khedira, perché ci sono meno investimenti. Un po' sul calciomercato, tutti un po' si arrovellavano intorno allo stesso argomento su cui lui comunque ha dato ottime spiegazioni in generale, su alcune cose un po' inciampato, però col suo stile di comunicazione molto lento in cui spiega le operazioni di mercato passo dopo passo, ci fa capire un po' la difficoltà anche di un dirigente
di Serie B che deve vedersela in un mercato non semplice. Ha raccontato un po' quello che è successo con Breno, che ha dovuto stare al telefono tutte le notti per un mese per parlare con l'entourage del portiere brasiliano, che comunque ha fatto le Olimpiadi, quindi è un nazionale. Quello che si avverte è che comunque sarà un campionato difficile, ma c'è un po' di ottimismo, quindi forse non ancora il pubblico, perché per il pubblico intendo anche i giornalisti del Bari, non riescono ancora a vedere in luce questa positività, questo ottimismo intorno a nomi importanti che sono arrivati a Bari, perché fra Botta, Ramo, Acampora sono nomi di un certo livello. Nasti pure è un nazionale, ha fatto un golazzo. Quindi i nomi sono arrivati a Bari, che poi con formule diverse. Poi Polito ha spiegato che il prestito secco è solo uno, gli altri, che è quello di Spatsidis, il greco del Benevento, gli altri sono tutti prestiti onerosi con diritto ad obbligo di riscatto. Quindi insomma è una formula da Serie B su cui anche lui ha espresso un po' di perplessità implicita, però giallo per Acampora, fallo. Il Bari che ha qualche difficoltà nella conclusione dal basso oggi col Pisa, sono già due o tre azioni che ci vengono a prendere bene la conclusione dal basso, quindi Aquilani gioca a specchio e viene a prendersi sulla conclusione dal basso in maniera molto veloce. Niente, diciamo che questa ripresa della Serie B, la Serie A procede un po' a rilento e alla fine vediamo come si mette oggi, ragazzi. Forza Bari sempre, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale di Bella Via, alla prossima, cheers.